Ciao a tutti, video dei prodotti preferiti e più usati make-up del mese di novembre. Cominciamo con la base del viso e questo mese vi parlo di una novità, e cioè del fondotinta di NARS, lo Sheer Glow. Me l'avete visto usare in un video di trucco, se mi ricordo, come sempre ve lo lascio in descrizione. È un fondotinta che ho da un po' di tempo, ma siccome ne avevo altri da dover finire, non l'avevo aperto. Il colore che ho io è il Fiji. Non so se si leggerà mai, però volentieri ci provo a farvelo vedere. Le colorazioni di questo fondotinta sono assurde, nel senso che sono tante, però hanno tutti questi nomi strani e bisogna andare specificamente in negozio perché anche cercando online swatch non ci si capisce una mazzafionda. Quindi ci ho provato in tutti i modi, ma alla fine solo andando in negozio ci ho capito qualcosa. E quindi la mia colorazione è appunto il Fiji. Avete visto l'effetto che fa sulla mia pelle? È un fondotinta leggero, luminoso, uniforma il giusto, non è ipercoprente, ma potete andare comunque a stratificarlo, ma comunque non diventerà mai ipercoprente. E lascia il viso proprio con un effetto radioso. L'unica cosa che io ho notato su di me è che a me non piace assolutamente l'applicazione con il pennello. Ci ho provato con 12 milioni di pennelli, tutto lo scibile che ho dei pennelli per fondotinta, non mi piace l'applicazione. Mi lascia come una sensazione di viso un po' ingessato, non so per quale motivo, non lo so, lo vedo, ecco, non. C'è qualcosa che non mi quadra. Quando lo applico con le spugnette, che sia la Beauty Blender o che sia la spugnetta della Real Techniques, è proprio tutta un'altra storia. E nel video in cui vi ho fatto vedere l'applicazione, infatti, l'ho applicato con la spugnetta. Ha una resa naturale, fantastico, si uniforma perfettamente, ma con il pennello a me non piace. Quindi questa è una cosa che ho notato e vi porto all'attenzione. Che dire, niente. È proprio alla stregua di altri fondotinta su questa tipologia, quindi non matificanti, che ho utilizzato. Ne avevo sentito parlare molto bene negli anni perché non è uno degli ultimi usciti della NARS assolutamente. L'altra cosa che non mi piace è che dovete comprarvi la pompetta a parte perché vi arriva con un tappone, cioè dalla confezione esce con questo tappo nero, ma al di sotto non c'è il tappo dosatore che bisogna comprare a parte. Non tutti lo sanno e quindi anche questo ve lo menziono. Poi il tappino ha la possibilità, girandolo, di bloccarlo, quindi così è aperto, così è chiuso, non entra il sovrattappo. Però insomma, senza il dosatore è davvero complicato perché c'è sto bocchettone, ma come si fa? E niente, quindi questo è stato il fondotinta sicuramente più usato del mese di novembre. Per quanto riguarda le sopracciglia, sicuramente la combo della Pomade nella colorazione blonde di Anastasia con il pennello ultimo arrivato di Zoeva, e cioè il 322. Che è appunto quello per le sopracciglia che ho preso dal sito di Douglas con gli sconti che ci sono stati del 25%. È una roba favolosa, ve ne ho parlato nel video scoperte del mese, ve lo lascio linkato qui sotto e non mi ci soffermo qui perché appunto ve ne ho già parlato di lì, e se no sto sempre a ripetere le stesse cose ed è una noia per voi, me ne rendo conto. Però la combo è davvero fantastica e da quando ho scoperto questo pennello uso molto più volentieri la pomade anche giornalmente perché è proprio velocissima da applicare. La palette da viso, contouring, bla bla bla, che mi sono messa per le mani questo mese è stata diverse volte quella di Tarte, la Tarte East. È uno dei prodotti miei preferiti di Tarte che possiedo, è questo palettone qui che mi sono regalata l'anno scorso per il compleanno ed uso moltissimo la cipria, quella gialla, per andare a fissare la zona del contorno occhi, il correttore, eccetera, eccetera, e un mix di questi due per andare un po' a scaldare il viso, a fare un leggero contouring. Le polveri sono favolose, la prendo molto 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 volentieri perché ecco, è uno di quei prodotti che so che non mi vanno a fare patacca, che anche se vado di corsa riesco facilmente, insomma, a fare un leggero contouring senza stare lì poi a dover uscire di casa con delle strisciate che non si sa come ho fatto, insomma, è una garanzia di successo ed è un ottimo prodotto.
L'illuminante è quello di Kiko della Neo Noir, ce n'è uno solo, quindi insomma quello. Ho notato che non c'è proprio più nella gamma, però, quindi nel senso almeno sul sito è proprio svanito, ma già da un po' di tempo non si trova proprio più il prodotto. È questo qui, io uso moltissimo la parte questa dorata e non lo so se si veda, lo porto anche oggi. È molto delicato, molto carino, mi piace tantissimo, però ripeto, non si trova più, ma io lo sto usando molto. Come sempre della Neo Noir, uno dei blush che utilizzo di più, questo è lo 03 Sinus Coral, questo è il solito colore, io ne ho uno solo, quindi l'avete visto diverse volte, me l'avete visto utilizzare nei trucchi, ve l'ho swatchato 200 milioni di volte. Adesso mixo molto i due, mentre periodo in cui ero ancora un po' abbronzata usavo specificamente la parte questa più scura e la resa è bellissima, è un colore molto bello e non usuale, quindi questa cosa sono due caratteristiche. Poi anche un buon profumo, ha un profumo di fiori, quindi mi piace molto. Altro blush che mi è piaciuto molto, mi è uscito dalla box di Look Fantastic. Questo ho scoperto essere un brand australiano che è pubblicizzato da un po' delle supermodel varie, Similar Jenner, ecco quel gruppetto lì. E, il colore si chiama Peach Bellini. Ed è appunto questo colore meraviglioso, è proprio bello questo, ve lo swatcho, ve lo faccio rivedere perché l'avete visto poche volte. È questo qui. E come vi ho detto già in un video, è un pesca con un che di ramato, quindi non fa troppo colore estivo. Eccolo qui. Vedete? Ha un finish satinato. Bello, una bella resa e dura anche diverse ore, quindi un buon prodotto. Questa è stata anche una scoperta, se vogliamo, perché io questo marchio, la Model Co, non lo conoscevo. Sono andata un po' a indagare e ho scoperto queste cose che vi ho detto. È davvero un prodotto molto 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 carino, un gran bel blush. Le palette più usate, ovviamente, che ve lo dico a fare, una è la Blank Fusion di Zoeva, che è l'ultima arrivata. E a me questa palette piace moltissimo, non è una di quelle palette che dite oh mio Dio, non ho niente di simile, però tutti questi colori messi insieme e in più alcuni luminosi molto particolari non sono niente male. Queste poi sono palette che si portano facilmente dietro perché sono leggerissime, sono belle compatte, cioè difficile che si autodistruggano, diciamo. E questi sono colori che fanno molto comodo per dei trucchi, sia più importanti che più da tutti i giorni. L'ho usata infatti in entrambi i modi. Mi avete visto anche truccare con questa palette, vi lascio in descrizione il video in cui ho realizzato un make-up utilizzando questa palette. E oltretutto, spesso mi sono truccata giornalmente con un trucco che a me piace fare parecchio, cioè tutti i colori di marroncino, uno smoky, chiaro, però comunque con un suo perché, con tutti i colori matte. Devo dire che altre palette, anche parecchio più blasonate e costose di questa, non mi hanno dato la stessa resa. Le volte, tutte le volte che ho utilizzato, e questo mese sono davvero tante, questa palette per fare uno smoky con tutti i colori matte che vedete in questa fila qui, il trucco mi è durato da mattina a sera. Con altri brand, no. Sono brand, insomma, che mi hanno dato parecchie delusioni da questo punto di vista, ma ve ne ho parlato già diverse volte. In più, a questi colori luminosi che sono fantastici, questo che sembra tipo un ghiaccio pearlescente, in realtà è un illuminante pazzesco, perché questo è un dorato molto chiaro ed è molto bello utilizzato come illuminante. Guardate qua che cos'è. Una roba meravigliosa. I colori sono fantastici, sia quelli appunto luminosi, ma anche, guardate questo pure, ma anche i colori matte. Si sfumano benissimo. E fanno proprio un ottimo lavoro, ripeto, proprio mi è piaciuta tanto.
Altre palette che ho usato molto spesso e spesso proprio in combo ed un trucco in particolare vi è piaciuto tantissimo perché me l'avete chiesto in tante, ma io non ricordo mai precisamente quello che faccio perché vado molto ad impronta quando mi trucco, quindi non so se riesco a rifarvelo, vedrò. Comunque sono la Naked Smoky e ovviamente, manco ve lo dico, la Shade and Light di Kat Von D. Il trucco in particolare che mi avete chiesto, ma in tante, era fatto con Smolder e Dirty Sweet, che sono questi due colori qui, questi due, questo e questo, della Smokey, e poi nella piega avevo alcuni marroncini di questa palette che io adoro, amo e manco ve lo dico più perché non ne potrete più, ma che sia da sola, che sia mischiata con qualunque altra cosa abbia per le mani, anche oggi ho dei marroncini, ho questo colore qui sotto il sopracciglio, ho questo con cui ho sfumato altri colori luminosi che porto su nella piega. Se lo volete sapere, è fatto con questa palette qua di Morphe, che è la 12S, ma non so se si trovi ancora. Ed è questa palette qui che volevo provare e quindi me la sono fatta prestare da Serena. Non sapevo se mi piacessero i loro ombretti, ne sento parlare tanto, ero curiosa e quindi Serena, che ha un paio di palette loro, ha detto: te ne presto una così le provi un po', vedi un po' di che cosa si tratta. E quindi il trucco che vedete oggi l'ho fatto con alcuni di questi colori, mischiati ovviamente perché qua sono tutti tempestati di luce, con alcuni colori della Shade and Light. Questa, vabbè, era un'informazione, era un jolly inserito in questo video dei preferiti del mese di novembre. Veniamo al momento labbra e cominciamo per forza di cose, perché sono state la novità del mese e le usate davvero spesso, sono i Double Touch, non mi ricordo mai il nome, Unlimited Double Touch della Kiko. Io ho la colorazione 103, che è questo naturale, e la 121, che invece è questa un po' più scura, un colore molto interessante. Mi sono piaciute molto, soprattutto la 103, che è quella che ho usato di più, devo dire, tra le due. E, mi piace la resa e hanno un effetto, rimangono un po' appiccicaticce. Però, come già vi ho detto altrove, hanno di buono che io utilizzo comunque principalmente la parte colorata senza il gloss. Il fatto che non asciughino subito, che ci mettano un pochettino e che lasciano questa sensazione comunque morbida sulle labbra per un po' di tempo, per me è un pregio. Nel momento in cui dovessi sentire la necessità nel corso della giornata, se le porto per molto tempo, di andare a idratare un po', vado a mettere il gloss. Il gloss ha di buono che non è particolarmente appiccicoso e inoltre questo anche è un colore bello scuro, vedete che bello pulito? Perché una cosa che mi dà proprio fastidio è quando questi prodotti si vanno tutti a pasciugare con il colore del rossetto, cioè una roba orrenda. Invece facendoli asciugare bene, portandoli per la maggior parte del tempo così assoluti, diciamo, quando andate a mettere il gloss non si sporca e vi dà quel po' di idratazione, morbidezza alle labbra, non è quella roba appiccicosa dei gloss fastidiosissima e vi dura per ore e ore e ore e ore. Questo l'ho portato davvero per tante ore nel corso di alcuni giorni e, come vi ho detto già in un video, io per struccarle devo usare qualcosa di bifasico, altrimenti a me non se ne vanno, cioè restano lì, sono difficilissime da struccare. Però, ripeto, questo è sempre un pregio, secondo me, non tanto un difetto. Ah, ovviamente non so se tutti i colori abbiano lo stesso tipo di resa, perché io ho solo questi due, non penso di prenderne altri, mi bastano questi, sono contenta che sto così e sto, ecco. Fatemi sapere se magari ci sono altri colori che invece vi hanno dato problemi, scrivetemelo qua sotto, perché così, insomma, ci sto alla larga, non si sa mai. Vi ho fatto qui un veloce swatch con i due colori, quindi questo è il 103, questo è il 121, ovviamente li vedete lucidi perché li ho appena applicati, come vi ho detto questi ci mettono un pochettino ad asciugare. E adesso vi faccio vedere altro prodotto usatissimo questo mese, è una delle mie tinte di Wycon preferite, questa è la prima generazione, le prime uscite che a detta di un po' tutti sono le migliori, e questo è lo 04 Borgogna. Non so se mai lo leggerete, comunque lo 04 Borgogna, queste tinte qui, questo colore è favoloso, di Borgogna poco sinceramente, perché sembra più un malva scuro, il Borgogna del rossiccio a casa mia, ora a casa di Wycon non lo so, e ve lo metto qui vicino,
ovviamente essendo un rossetto liquido questo lo vedrete un po' sheer, però ecco, è questo qui ovviamente, questa patacona qua. Sono rossetti fantastici, si applica benissimo, dura diverse ore, sono confortevoli, non mi seccano le labbra e costano poco, che voglio dire, anche questo non è niente male. Il rossetto che ormai ficco in borsa perché non sono abituata a portarmi dietro make-up o altro, però mi sono trovata in situazioni nel corso di questo mese in cui non sapevo a che santo votarmi. Per fortuna mi sono ritrovata lui in borsa, non so neanche io bene perché, ed è stato un salvavita. E lo tengo sempre perché questo è il Tantalizing Taupe, il 725 dei rossetti di Maybelline, questo qui. È molto chiaro e cremoso e lo uso spessissimo sopra ad altri rossetti al centro delle labbra per andare a creare un po' quei giochi di chiaroscuro. Ed essendo così morbido e confortevole, me lo porto sempre dietro quando magari metto le tinte, perché mi è successo con quella di Anastasia, ve l'ho raccontato nel corso del mese di novembre. E lo vado ad applicare sopra qualunque cosa io abbia, essendo chiaro, non è che vado a fare chissà quale macelli di colore, e subito mi dà quel po' di idratazione, e quindi lo sto usando un po' con tutto. Dove lo metto sta, praticamente questo. Il colore è questo chiarissimo che vedete qui sopra, e l'unico problema che ha questo rossetto è che balla tutto nella confezione, e ovviamente ecco quello che succede, quindi devo sempre tirarne fuori poco 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 poco, perché altrimenti va sbatacchiando di qua e di là e rischio di romperlo, quindi non mi piace la confezione. Comunque è molto utile, devo dire che veramente mi ha salvato la vita varie volte e mi sta piacendo molto come consistenza, pur non avendo questo gran colore, ma per fare questo lavoro qui che vi ho detto è davvero tanto utile. Finisco con dei prodotti che sono di una limited edition di Kiko vecchia, cioè dell'anno scorso, autunno dello scorso anno, ma io li uso tantissimo e sono i rossetti che mi hanno fatto poi innamorare dei Gossamer, delle matite Creamy Color Comfort Lip Liner, perché sono praticamente per me identici a quelli che poi sono usciti successivamente, appunto nella collezione permanente. Sono i rossetti di questa collezione, che non mi ricordo più come si chiamasse, che avevano anche un packaging favoloso, magnetico, in oro rosa, molto carino. E i colori di cui mi sono subito innamorata e che subito comprai sono lo 01 e lo 02, e li uso tantissimo, sono proprio i rossetti dove vado a parare quando velocemente, magari a stento, metto qualche cosa sul viso, prendo uno di questi e via. Ecco, questo è lo 01 ed è un nude rosato, motivo per cui dei Gossamer non ho preso colorazioni simili, ma ci sono, ci sono colorazioni simili, non ricordo precisamente quali, però ci sono, e questo che è proprio il mio preferito in assoluto, che è lo 02 ed è quello un po' più marroncino. Sono questi, e anche di questo c'è qualcosa di simile. Parlo sempre dei Gossamer. Allora, questo è lo 02 e questo, vedete, più rosato, è lo 01. Sono stupendi questi rossetti. Li abbino sempre alle loro matite, e anche qui 01 e 02, e appattano alla perfezione. Questa è la 01 e questa è la 02. Ripeto, ci sono combinazioni simili nei rossetti, nei Gossamer che trovate in linea permanente, perché ovviamente di queste cose non trovate più nulla, però erano davvero dei rossetti ottimi, 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 e ancora adesso, cioè, li amo veramente, li uso tantissimo, sono tra quelli che vado. Ho anche un altro colore, mi pare fosse lo 04, sempre con la matita abbinata, ma lo uso molto meno, è un colore che va un po' nel sangria, mi sembra, non ricordo di preciso come venisse chiamato in collezione, ma questi due sono eccezionali e durano anche diverse ore, quindi davvero ottimi prodotti. Con la mano tutta tempestata dei rossetti e matite, vi saluto, vi abbraccio e vi bacio. Con questo appuntamento ci vediamo il mese prossimo e qui ci vediamo al prossimo video, come sempre.